proprio ringraziandovi per quello che state facendo e per quello che avete assicurato in questi giorni di inferno. Io non ho mai avuto dubbi sul fatto che l'Italia si regga sui sindaci. Lo dico anche in Senato, lo dico nella chat dei parlamentari. A volte il MEF, quando ragiona sulle norme, non tiene conto che noi abbiamo un bancone privilegiato, che è quello dei comuni e dei sindaci, dove dovremmo chiedere che ne pensate su questo piano. Quindi davvero grazie. Argomento numero 1, masterplan. Noi dobbiamo evitare questo scippo perché non produrrebbe nessun risultato, in quanto noi azzereremmo il lavoro fatto a fatica fino ad oggi, senza valorizzare che sul fronte dei soldi aggiuntivi strutturali arriverà una carovana di risorse alle regioni. Io ho calcolato che saranno nel totale circa 900 milioni di euro. In ragione della pandemia, accanto a quelli che ha svelato Silvio con la sua maestria, che totalizzano 80-90 milioni di euro di premialità sulla condotta tenuta nei 50-52 mesi precedenti. Smontare una programmazione è esattamente proprio bullismo istituzionale. Voi avete portato adesso ad un livello di quasi maturità amministrativa tutti gli elementi prodromici per fare in modo che poi si scelgano i contraenti. Per cui va politicamente, istituzionalmente, e poi vi dico che significa, ma anche in termini giurisdizionali, bloccata questa volontà. Politicamente parlandone, in termini istituzionali io lo dirò anche a Palazzo Chigi, a Mario Turco del CIPE, a Provenzano, lo dico a Conte, lo dico a quelli che insomma presidiano questa volontà di smontare di alcuni territori che stanno soprattutto al sud. Io ci lavorerò anche con malignità per bloccare questo, anche con malignità. Secondo dato, la fibra. Io vi chiedo, cari sindaci, alcuni si sono mossi con molta puntualità e stanno arrivando i risultati. Io informo di tutto Pupillo, Cordisco, Silvio Paolucci, tutti i passaggi avanti che stiamo facendo sulla fibra. Oggi ho raccolto ulteriori elementi, se me li fate pervenire o in via diretta o attraverso Cordisco, Pupillo o Silvio, io posso quotidianamente far fare passi avanti al procedimento sulla fibra. Io conosco tutti i gestori per il lavoro fatto in precedenza e per qualche anno in più che ho di ruolo istituzionale rispetto, diciamo, a chi oggi ha ruoli politici. Ieri, per esempio, Bassanini mi ha fatto una nota dettagliata su tre comuni, non vi dico quali sono, ma Silvio, Cordisco e Pupillo sanno a quali comuni mi sto riferendo. Più tardi mi riattivo di nuovo e poi la mia collaboratrice Erika Bassano contatterà ciascuno dei sindaci che ha parlato sulla fibra, perché ha seguito e accanto a me ha seguito gli interventi prendendo appunti. Mi servono i dati per fare in modo che dai dati partano le mie iniziative di sollecito, di sveglia, di superamento della pigrizia. Numero 2, io volevo sapere, questa è una cosa che chiedo io a voi, come stanno procedendo i prestiti. Io sono responsabile del dossier sulle misure dei 25.000 euro dentro la commissione d'inchiesta sulle banche e sul sistema finanziario. Non vi è difficile, attraverso gli operatori ragionieri, commercialisti vari, contatti diretti. Per un sindaco non è difficile capire come stanno andando le richieste fatte al sistema bancario. Per esempio, abbiamo trovato tre o quattro forzature negative che hanno fatto alcuni soggetti bancari. Tra Banca d'Italia, MEF e ABI riusciamo a superare la normale pigrizia delle colonie egizie di alcuni sportelli bancari. Terza questione, casse comunali. Uscirà una coppia di provvedimenti, una che vi dà 3 miliardi e mezzo, diciamo nell'arco dei prossimi giorni, ed un'altra, un altro miliardi e mezzo per ricostituire la capienza erariale che oggi voi avete bloccata. Anche su questo fatemi un monitoraggio sui tempi di trasferimento. La riunione di oggi non è l'ultima del mondo, è una delle riunioni che dovremo fare fino al recupero della normalità. 4. C'è stato un errore grave che hanno fatto tre parlamentari ingenui,
Questo significa che anche chi va in Parlamento, come si diceva in Germania o come diceva Luigi Sturzo, chi va in Parlamento dovrebbe avere fatto l'amministratore locale. Tre ingenui, purtroppo tra questi ingenui c'è anche un militare, si sono fatti ingannare dalle società dei trasporti ed è nato quell'emendamento che è stato maledetto anche questa mattina giustamente da voi, ma l'ha fatto anche l'altra volta il sindaco di Rocca Scalegna. Io gli ho fatto sentire anche l'opinione, diciamo, sciocchezzante di uno dei presentatori che nel 91esimo minuto ha presentato questo emendamento scritto da altri, dal ballone di turno, e si è preso questo rimborso senza servizio. Lo faremo decadere, nonostante che oggi è norma. Io domani ho un incontro con il ministro Boccia per promuovere il superamento di questa norma assurda. 6, mi sono preso degli appunti. Volevo chiedervi anche se mi fate un osservatorio per quanto riguarda l'aumento dei prezzi. Tenete conto che la normalità non ricomincia lunedì. Guardate, evitate di pescaresizzarvi. La normalità non ricomincia lunedì, ci saranno ancora settimane e mesi di assenza di normalità. Mi sentite? C'è il tema riguardante i prezzi, che non è una questione di poco conto. Allora, se voi mi fate sapere se qualcuno fa il furbo, la Guardia di Finanza, la commissione della quale sono capogruppo, la Guardia di Finanza è vigilata e la carriera della Guardia di Finanza dipende dalla Commissione di Finanze. Noi possiamo mandare la Guardia di Finanza a fare dei controlli per ricordare ogni tanto alle attività commerciali. Vi dico, la scorsa settimana in Val Pescara c'è stato un controllo a tappeto poiché i generi alimentari erano triplicati. Le arance, mi è stato detto, che costavano 3 euro al chilo, cioè tre volte tanto quello che è il costo normale. Io non vado a comprare la frutta, ho ancora la fortuna di avere una moglie che me li va a comprare, però mi hanno detto che sono prezzi fuori mercato. Anche questo crea nervosismo e rottura di civiltà nei comuni. Se me lo fate sapere riservatamente, voi siete sindaci, riservatamente, non faremo spettacolo, non faremo comunicati, diremo anche al mio amico sindaco di Tollo di non fare comunicati su questo, nel senso che se si fa un controllo della Guardia di Finanza non si fa poi il comunicato stampa. 7, a proposito della rinascita, non dovete fare l'errore di pensare soltanto alla pandemia. La pandemia deve prendervi il lobo sinistro, il lobo destro deve essere preso dalla ricrescita, dalla rinascita. Fate un progetto aggiuntivo, il master plan sta lì, la fibra sta lì, adesso dovete fare un progetto che si nutre del futuro, perché guardate, la pandemia ha rotto, ha dato pugni allo stomaco a tutta la tradizione economica e sociale. Dobbiamo concepire una nuova visione, un nuovo prodotto di sviluppo. Io sono scherzoso, mi permettete di scherzare? Pensate a quelle cose che metteva in campo Trivilino negli anni lontani passati. Dategli più forza, più ruote, più ali e deve cercare la strategia delle aree interne, moltiplicatela per 10, perché siamo dentro ad una rivoluzione. Dentro ad una rivoluzione per la quale ci saranno risorse importanti. Io ho fatto il conto, quello che avrà l'Italia rispetto a questa crisi è una cifra esorbitante, che però ha bisogno di idee. Quello che io non vedo in giro, anche nel dibattito politico, sono le idee. Oggi ha scritto un bellissimo articolo su un giornale nazionale Fabio Rugge, ex rettore di Pavia, animatore di una scuola di formazione politica di altissimo livello, dove ci va anche Maroni ed altri, dice: il problema che ha l'Italia è la mancanza di idee. Le cazzate fatte il 1° di maggio a Pescara sono la conseguenza della mancanza di idee e la cessione nei confronti del tale commerciante egoista che gli dice: sindaco Masci, ma tu non fai niente di più? E quello gli ha fatto l'obolo della gentilezza, che ha rotto però un clima di solidarietà nel dovere e nel sacrificio che ci farà pagare pegno. Allora vi chiedo, anche usando le chat, perché un regalo ci ha portato la pandemia, fare riunioni a distanza e usando anche questa rieducazione mettete in campo idee. Per esempio, c'è una bella idea attorno al lago di Bomba, sulla quale si sta montando una bella iniziativa strategica della quale dovremo dire tanto. Ricucite dentro ad un grande piano di sviluppo la provincia di Chieti,
che è quella che rischia di essere più, diciamo, colpita dalla crisi, per una serie di ragioni che qui non abbiamo tempo di analizzare. Ci sono idee riguardanti, diciamo, la bassa Val di Sangro, ci sono idee riguardanti la media ed alta Val di Sangro, ci sono idee riguardanti la zona del Vastese. Cucite questo, io vi assicuro, attenzione rilevante da parte di chi ha potere e ruolo, ma anche a Roma non ci sono idee. Anche l'Alto Aventino, certo, non certo, certo. Mai. Io vi chiedo di avere pazienza rispetto al fatto che sono bombardato di dati, però mi avete capito la direzione di marcia delle mie parole. Mettetevi a lavorare in queste belle riunioni digitali che si possono fare, facendo in modo che tutto quello che state pensando diventi un prodotto finito. Non mancheranno le risorse e guardate, la peste attorno al 1300 diede una, si dice all'ettomanopelle, una sderranata all'Italia. Poi però arrivò una fase straordinaria di luminosità economica. Le bellezze del Rinascimento hanno avuto a che fare con la rottura di ossa della peste. Ci servono le idee. Cito Firenze, che adesso rischia di non essere più di moda. Nel 1300 era una delle più grandi città d'Europa. La peste la distrusse. Ebbero la bravura, grazie alle idee sulla bellezza, di rilanciare e di ricominciare. La provincia di Chieti nel 1870 aveva la guida, la leadership. Adesso è l'occasione che rimettete in campo la vostra grandezza con le idee per riprendervi la leadership dell'Abruzzo, perché io vedo che le grandi città non avranno il ruolo che hanno avuto nel Novecento. C'è anche una ridiscussione del rapporto piccolo-grande, per cui mettetevi alla stanga tutte le emergenze, io vi aiuto. La fibra ottica, vi assicuro, avrà un'accelerazione senza pari, perché mentre 6 mesi fa la fibra ottica era una donazione non capita come necessaria, oggi la fibra ottica è l'ossigeno, per cui avrete un'esplosione di accelerazione. Ma avendo la fibra, avendo anche il ripristino di una centralità del prodotto salute, perché gli errori fatti dal rigorismo economico di 10 anni fa noi li risolveremo, però dobbiamo tornare a far fiorire le idee di sviluppo e di uno sviluppo sostenibile che non era scritto nel nostro alfabeto. Ecco perché adesso, siccome voi siete tra i migliori sindaci d'Abruzzo, e ve lo dico perché siete stati più bravi a costruire il prodotto della nuova strategia delle aree interne, perché Barca mi ha detto che siete i più bravi, ma io non parlo dei consulenti, parlo di voi sindaci. Anche come gestite le questioni rivela che avete tradizione. Mettetevi in campo. Allora, se il vostro prodotto funziona, e lo faremo conoscere, avrà la forza anche di fissare una guida per coloro i quali stanno annaspando. Qui io non so come faranno gli attuali amministratori delle città capoluogo a ritrovare la via, perché è completamente finito il modo di fare del passato. Una civiltà sarà la nuova, dove il dato, diciamo, della vicinanza e della prossimità si mette in discussione, e Pescara senza prossimità e vicinanza avrà delle sofferenze inaudite. Parlo di Pescara, ma potrei dire anche altre città. Su questo fronte allora va concepito una nuova maniera di costruire la vita urbana, la vita relazionale, e secondo me i piccoli centri saranno l'offerta di qualità, per la quale però c'è bisogno che voi facciate fino in fondo tutto quello che sapete fare. Su tutte le partite che mi avete dettato io mi adopero con esperienza, abilità e cattiveria positiva. Io fra poco parlo col ministro, io non so se lo posso dire chiaramente, ma lavorerò per fare in modo che le leggi sbagliate della regione non abbiano destino.